Storicamente, il capitalismo sul piano ideologico, sovrastrutturale, tramite il suo cotè politico fondamentale, che è quello liberale, tende a esaltare l'individuo, in ciò contrapponendosi volutamente ad altre ideologie che sono colpevoli, a dire della visione liberale, di aver sacrificato l'individuo sull'altare della comunità livellata, sull'altare della società, come dire, di livellata e quant'altro. Ora, noto tuttavia che c'è un paradosso fondamentale su cui si regge questa ideologia capitalistica, che per un verso celebra l'individuo come unico irriducibile, come entità, irrisolvibile nei nessi comunitari in cui si trova, e per un altro verso poi il capitalismo vincente dopo il 1989 ha prodotto su scala planetaria fughe verso l'omologazione, il conformismo che mai si erano avute prima nella storia. Per cui si ha il paradosso per cui per un verso viene celebrato l'individuo e di più viene ingigantito dalle retoriche neoliberali ad atomo autocratico, onnipossente, libero di fare ciò che vuole, sciolto dai vincoli comunitari e teologici precedenti. E per un altro verso, poi questo individuo, tanto celebrato dalle retoriche neoliberali, finisce sempre più per essere una pedina eterodiretta dalla manipolazione organizzata, televisiva, giornalistica e della moda, e per riallinearsi nel mare infinito del neoconformismo odierno e appunto adeguarsi passivamente a mode, stili di vita che in fondo sono totalmente livellati, sono quelle forme che meglio di ogni altro Martin Heidegger in Essere Tempo aveva descritto parlando della inautenticità e della deiezione della società di massa in cui nessuno è se stesso e ciascuno è gli altri, dice Heidegger. No? In cui ciascuno pensa come si pensa, vive come si vive, produce come si produce e quant'altro. Cioè si produce una dinamica dialettica contraddittoria per cui per un verso l'individuo è convinto di realizzarsi solo oggi nel capitalismo come individuo e insieme in maniera contraddittoria egli nega la propria individualità riallineandosi su forme di livellamento sociale omologato, artatamente gestite dalla società dello spettacolo e dall'industria dei consensi. Un esempio piuttosto convincente di questo si ha, ad esempio, nel fenomeno della moda, no? Se ci pensate bene, la moda promette a ciascuno di noi un look inimitabile e al tempo stesso promette la stessa cosa a tutti. E quindi produce tramite la diversificazione una nuova forma di omologazione nella diversificazione. E quindi realizza esattamente questa dialettica paradossale che già Georg Simmel nel suo bellissimo saggio sulla moda chiamava la tirannia della moda che più in generale è la tirannia della società capitalistica contemporanea, in cui l'individuo effettivamente scompare fra le spire del si dice planetario, del pensiero unico e del mercato globale. Ecco, la più grandiosa descrizione di questo forse si trova nelle pagine lungimiranti di Tocqueville, La democrazia in America, quando si descrive con appunto tono profetico l'avvento di un potere anonimo, amorfo, non più disciplinare ma permissivo anzi, che lascia gli individui liberi di fare ciò che vogliono, ma poi sorveglia millimetricamente i loro desideri e le loro volontà, le determina anzi, tramite forme di consenso e di dissenso anche gestito artatamente. Ecco, in questo senso effettivamente credo che in poche altre società come in quella odierna l'individuo sia stato negato nell'atto stesso in cui veniva glorificato. L'individuo oggi è astrattamente onnipotente e concretamente impotente. Astrattamente onnipotente perché nell'epoca della morte di Dio, della fine delle ideologie e delle grandi narrazioni, egli può fare tutto ciò che vuole, alleggerito com'è dai vincoli religiosi, identitari e politici. E concretamente impotente perché è sempre più ridotto a semplice funzione
del sistema della produzione, a semplice ingranaggio di un meccanismo grandioso e terribile rispetto al quale egli è del tutto impotente.